Allora, buonasera a tutti, scusate il ritardo. La conferenza di stampa di oggi, per la quale ringrazio il Presidente della Camera per aver messo a disposizione questa sala, è una conferenza stampa che come Italia Viva abbiamo convocato per fare il punto sulla situazione politica del Paese e per annunciare le dimissioni di Teresa Bellanova, di Elena Bonetti e di Ivan Scalfarotto, come da lettera che abbiamo inviato al Presidente del Consiglio. Credo che siano momenti molto difficili. Chi sa la fatica che si fa a dimettersi in politica sa che ci vuole grande coraggio e grande libertà per farlo, libertà interiore, coraggio, senso di responsabilità. È molto più difficile lasciare un posto, una poltrona, che non aggrapparsi nella tenace ricerca dello status quo. E tuttavia bisogna parlare il linguaggio della franchezza, della verità. Noi viviamo una grande crisi in questo momento nel Paese, che non è la crisi politica, è innanzitutto la crisi pandemica. Stiamo discutendo da settimane, da mesi, dei pericoli legati alla pandemia, delle esigenze legate al vaccino, anche oggi più di 500 morti, più di 15.000 persone contagiate. Davanti a questa crisi il senso di responsabilità consiste innanzitutto nel cercare di risolvere i problemi, non nel nasconderli. Noi siamo al fianco di tutte le donne e gli uomini che stanno lavorando contro il virus, dai medici agli infermieri, il personale sanitario, le famiglie delle persone che vivono il momento difficile del contagio o della ospedalizzazione. Ma siamo allo stesso tempo consapevoli che la nostra responsabilità è quella di dare risposte al Paese. La crisi politica non è aperta da Italia Viva, la crisi politica è aperta da mesi. E il salto di qualità che abbiamo chiesto non l'ha chiesto Italia Viva, l'hanno chiesto altre forze politiche, dicendo guardiamoci negli occhi, mettiamoci insieme e risolviamo le questioni aperte. Sulla sanità, sulla pandemia, ma anche sulle infrastrutture, sul lavoro, sulle esigenze dei giovani, sulla scuola, sulla cultura, sull'università. Noi abbiamo detto risolviamo i problemi che sono aperti. Questa è la politica. Pensare di risolverli con un tweet, con un post, con una storia su Instagram è populismo. E la politica richiede il rispetto delle regole, delle forme democratiche, delle liturgie della democrazia. Si dice, ma c'è la pandemia. Proprio perché c'è la pandemia occorre rispettare le regole democratiche. Perché se durante la pandemia non rispetti le regole democratiche, durante la crisi non rispetti le regole democratiche, allora la democrazia non serve più a niente. Questo è il punto fondamentale. Noi non giochiamo con le istituzioni. La democrazia non è un reality show dove si fanno le veline, ma se ci sono dei problemi si affrontano ai tavoli della politica, in Parlamento, nelle sedi delle istituzioni. Questo prevede la nostra Costituzione, che non è una storia su Instagram. Alla luce di questo, nell'affermare la fiducia incrollabile nel Presidente della Repubblica, nella sua persona e nel ruolo istituzionale che ricopre l'arbitro garante delle regole, noi pensiamo che si debbano affrontare i tre punti cardine che le ministre e il sottosegretario hanno scritto al Presidente del Consiglio. Permettetemi però prima di spendere una parola sulla ministra Teresa Bellanova, che è una donna che viene da un'esperienza strepitosa, prima come lavoratrice, poi come sindacalista, quindi come parlamentare, poi, e ne sono testimone diretto, come straordinaria responsabile del lavoro ministeriale per affrontare le crisi occupazionali. Quindi, ministro dell'Agricoltura,
È una donna che sa che cos'è la democrazia e sa che cosa significa combattere per la difesa della democrazia. E allo stesso modo Elena Bonetti, che viene da un'esperienza totalmente diversa, da un'esperienza dell'associazionismo cattolico, l'esperienza del mondo scout, ma anche dell'esperienza professionale di docente universitaria prestata all'impegno politico in un momento particolare e che in questo anno e mezzo ha portato a casa forse l'unico disegno di legge organico innovativo dell'amministrazione Conte II, che è quello sul Family Act. Ci vuole coraggio a lasciare un ministero e a dimettersi. Allo stesso modo Ivan Scalfarotto, anch'egli impegnato in battaglie professionali e personali vere, aspre, tenaci, e che anch'egli mette a disposizione il proprio ruolo e la propria responsabilità. Perché? Per fare chiarezza. Se le forze politiche dell'attuale maggioranza hanno voglia di affrontare i temi che sono sul tappeto da mesi, lo facciano, ma senza rinviare ancora, senza continui giochi di parole, senza continui rinvii a comunicati roboanti sui social. La democrazia ha delle forme, e se le forme non vengono rispettate, come è accaduto purtroppo in questo anno fin troppe volte, allora qualcuno deve avere il coraggio anche per gli altri di dire che il re è nudo, di dire che le cose vanno messe sul piatto, e se serve dimettersi per affermare la verità, ci si dimette e si affronta la realtà per quello che è. Noi non abbiamo paura, perché siamo liberi e coraggiosi. I tre punti sono semplici. Poi vi lasciamo lo spazio per le domande alle ministre, al sottosegretario, che è in prima fila per un problema di regole di Covid, non per altro, e non è qui al banco. Le tre questioni che abbiamo posto al Presidente del Consiglio sono: la prima, di metodo. Noi abbiamo fatto nascere questo governo contro il senatore Salvini, che chiedeva i pieni poteri. Qualcuno di quelli che adesso ci fa la morale allora era per andare alle elezioni e per consegnare Palazzo Chigi e il Quirinale alla destra antieuropea e sovranista. Chiaro? Noi abbiamo combattuto, anche accettando l'accordo con il Movimento 5 Stelle, perché i pieni poteri a Matteo Salvini non li abbiamo voluti dare. Non consentiremo a nessuno di avere i pieni poteri. Questo significa, per essere chiari, che le sollecitazioni, lo scriviamo nella lettera del Presidente Cassese, sulle forme della democrazia, sulle forme della democrazia parlamentare, sul procedimento legislativo, le mancate convocazioni del preconsiglio, l'abitudine di governare con decreti legge che si trasformano in emendamenti di decreti, di altri decreti legge, l'utilizzo ridondante delle dirette a reti unificate, l'utilizzo in modo discutibile della delega, dell'autorità delegata ai servizi, all'intelligence, la trasformazione in show del ritorno a casa dei nostri rapiti all'estero, l'assegnazione costante alla stessa figura commissariale di tutti i principali centri di spesa legati alla pandemia e, solo in ordine cronologico, per ultimo, la timidezza con la quale sono state condannate le recenti manifestazioni di Washington e il loro mandante, rappresentano per noi un vulnus alle regole del gioco. Chiediamo di rispettare le forme democratiche. Emblematica è la discussione che si è creata nella legge di bilancio 2021 quando, mentre il Senato votava in 36 ore una legge di bilancio senza poterla modificare, la Presidenza del Consiglio organizzava in contemporanea una conferenza stampa e non partecipava ai lavori di un testo di legge che poi è stato modificato con decreto legge al pomeriggio. Perché? Perché si era fatto un errore nella procedura. Voi direte: questi argomenti non sono argomenti che interessano i cittadini. È vero. Chi ci segue da casa al 99% considererà questi fatti banali, insignificanti. Sono i cardini della democrazia. Noi non accettiamo la trasformazione della democrazia in un grande reality show. Il secondo punto riguarda il merito. C'è una drammatica emergenza da affrontare, ma l'emergenza non può essere l'unico elemento che tiene in vita il governo.
Rispondere alla pandemia significa avere il desiderio e il bisogno di sbloccare davvero i cantieri, affrontare davvero il tema dell'occupazione giovanile, essere davvero in condizioni di riaprire le scuole, essere davvero nelle condizioni di avere una strategia unitaria sulle politiche industriali, dall'acciaio ai trasporti. Noi abbiamo fatto un grande lavoro sui temi della filiera della vita, della famiglia, delle responsabilità che ha avuto Ivan Scalfarotto, ma noi abbiamo bisogno di crescita. Ci sarà un motivo se l'Italia è il paese con il più alto numero di morti, con il peggior livello di crollo del PIL e con il maggior numero di giorni persi per scuola. Qualcuno può anche dire che siamo un modello. Io penso che dobbiamo darci una smossa. E farlo è fare politica. Terzo e ultimo punto, il tema del recovery plan. Noi abbiamo fatto una grande battaglia sul fondo, sui fondi europei. Ci hanno detto che eravamo degli irresponsabili pierini e poi ci hanno dato ragione, perché hanno cambiato molte delle cose che avevamo chiesto di cambiare. Ancora altre non sono state cambiate. Penso a tutto il tema dell'impianto giustizialista che ha la riforma della giustizia, penso al tema delle risorse del turismo, penso alla questione del patent box o di singoli provvedimenti, ma non c'è dubbio che si sono fatti dei passi in avanti importanti, meno bonus e più investimenti. Rimane un grande problema: perché non si prende il MES? Cosa vuol dire il MES? Diciamolo in una forma più chiara per chi ci ascolta da casa: più fondi per la sanità. Più fondi per la sanità, più fondi per la sanità. Se siamo in emergenza servono più soldi per la sanità. Non prenderli per motivo ideologico è inspiegabile, ingiustificabile, irresponsabile. Irresponsabile non è chi porta le proprie idee, irresponsabile è chi porta le proprie ideologie contro la realtà. Noi non saremo mai dalla parte di quelli che vogliono più ideologie e meno realtà, tant'è vero che da subito annunciamo che voteremo a favore dello scostamento di bilancio, da subito diciamo che siamo pronti a votare per le misure sul Covid, da subito diciamo che in aula saremo dalla parte del governo, quale esso sarà, per il decreto ristori, perché secondo noi se chiudi un'attività devi dare i denari, soprattutto ai piccoli che se no muoiono. Soprattutto ai piccoli che non hanno possibilità di avere uno spazio di libertà, noi siamo pronti su questo a lavorare immediatamente, a dare il nostro sostegno, ma non siamo pronti ad essere come gli altri, quelli che per rimanere aggrappati a un proprio incarico di responsabilità fingono che va tutto bene. Andrà tutto bene se lo facciamo andare tutto bene. Andrà tutto bene se la politica fa il suo mestiere. Fare il suo mestiere non è prendere tanti like. Fare il proprio mestiere significa fare le cose giuste che servono ai nostri figli. Siamo pronti a dare una mano, siamo pronti a parlare di tutto con tutti senza ideologie, non stiamo facendo niente di irresponsabile, stiamo dicendo che se c'è una crisi politica la si affronta nelle sedi istituzionali, non negli spot in piazza, non nei post su Facebook, ma ai tavoli politici, l'ultimo dei quali convocato il 5 novembre e non più andato avanti, o nelle aule del Parlamento, dove dal 22 luglio chiediamo di discutere delle questioni legate al recovery plan. Se ci sono delle domande, in particolar modo per le ministre, le prendiamo. Chi c'è? Dai, prendete... Si sente? Sì, diciamo un po' si sente. Dai, Giorgia Finesi di Sky TG24. Sì, salve senatore, buonasera. Una domanda per lei. Ma sono qua. Allora, abbiamo sentito tutti gli appelli all'unità proprio interni alla sua maggioranza, ma adesso Italia Viva cosa vuole? Si va avanti per un patto di legislatura con il Premier Conte o è pregiudiziale proprio la presenza del Premier Conte per andare avanti? Poi prendiamo 5-6 domande. Valentina Petrucci, Stasera Italia. Sì, volevo chiederle più o meno la stessa cosa, se per lei è possibile recuperare la fiducia nel Premier Conte e se
pensa a un governo sempre con la stessa maggioranza o pensa ad altri tipi di formazioni di governo? E poi per quanto riguarda il richiamo che lei ha fatto alla fiducia incrollabile nei confronti di Mattarella, volevo chiederle, non pensa di aver disatteso in questo modo il suo richiamo al tempo dei costruttori? Grazie. Poi abbiamo Barbara Romano, TG2. Sì, volevo chiederle se lei pensa di avere il controllo del gruppo del Senato, se non teme che qualcuno possa invece appoggiare il governo Conte, e poi, visto che siete contrari alle elezioni e se non si rientra da questa crisi, lei che sbocco vede, cioè che tipo di governo immagina? Prendiamo altri due o tre. Matteo Iovane di Agora. Senatore, c'è stato un momento in cui la maggioranza si poteva salvare, o meglio, detto in altre parole, quando è nata l'insofferenza e la decisione di questo strappo? Grazie. Nadia Petrafitta, La Pressa. Buonasera, io volevo chiedere se, visto che appunto non vede le elezioni come possibile sbocco, a questo punto è possibile un governo istituzionale che però porti il paese al voto, perché quello sembra essere l'indicazione del Colle. Luca Bertazzoni di Piazza Pulita. Senatore, buonasera, io ho come l'impressione che Conte oggi in qualche modo abbia aperto nei suoi confronti, richiamando all'unità, e mi dica se sbaglio, lei in qualche modo non poteva più tornare indietro per non perderci un po' la faccia con le dimissioni dei due ministri. Grazie. Serenella Matera Lanza. Buonasera, volevo chiederle se oggi c'è stato qualche contatto tra lei e il presidente Conte, e se è vero che Italia Viva chiedeva che la discontinuità fosse segnata dalle dimissioni del Premier e dalla nascita di un Conte Ter. Grazie. Io risponderei 3, 4, 5, 6, 7, 8 e poi si va. Anna La Rosa. No. C'era. Ah, rispondiamo. Sì, rispondiamo, no, facciamo una seconda. Capisco che non siate più abituati a prendere domande e risposte, ma noi siamo molto liberi sul fatto di prendere tutte le domande e poi le risposte, cioè non è un problema. Io faccio la mia parte, se ci sono questioni per Teresa, Elena, Ivan, idem. Il presidente Conte è un nome o meglio, c'è una pregiudiziale sui nomi. Noi non abbiamo nessuna pregiudiziale né sui nomi né sulle formule, se non un tema che mi sembra evidente. Noi non faremo mai, come ha scritto qualcuno in questa fase, i ribaltoni, e non daremo mai vita a un governo con quelle forze della destra antieuropeista e sovranista che abbiamo combattuto e che per la quali abbiamo fatto nascere questo governo. Quindi a tutti quelli che in questi giorni hanno scritto esiste l'ipotesi di un ribaltone, questa è l'unica pregiudiziale che noi mettiamo, non esiste alcuna ipotesi di un nostro governo che ribalti e che si butti con un accordo sulla destra. Noi non abbiamo mai fatto un governo con Salvini per avere uno sguardo populista sull'Italia e sull'Europa, e non mi sembra certo questo il momento per iniziare. Quindi questo anche per la storia personale di ciascuno di noi, per la storia di Teresa, per la storia di Elena, per la storia di Ivan, per la storia mia, ma anche per la storia di tutti i nostri amici e colleghi che sono qua. Nomina sunt consequentia rerum. Qual è il punto su cui si discute? Lo possiamo dire agli italiani che continuano a sentirsi dire che noi siamo quelli che vogliono far polemica su un posto. Siamo gli unici che i posti li lasciano. Però le questioni vere sono: li mettiamo più soldi sulla sanità, cioè dicendo sì al MES? Li sblocchiamo questi cantieri? Sapete quando è che abbiamo approvato, mi pare alla Camera, o al Senato, quando è stato approvato alla Camera, il decreto sulle infrastrutture? Il 7 luglio, quando è stato approvato alla Camera, se non mi ricordo, comunque... Il 5 luglio, ad oggi i commissari, se non sono stati fatti oggi, non ci sono. Sono passati 6 mesi. Quanti cantieri avremmo potuto sbloccare in questi 6 mesi? La politica è fare le cose, non parlarne. Perché se tu parli bene e stai simpatico, ti crescono i followers, ma poi diminuiscono gli occupati. E io penso che tra l'indice di simpatia e l'indice di occupazione si debba scegliere il secondo. Questa è politica. L'indice di simpatia è populismo. Valentina aveva chiesto
mi ricordo di aver chiesto. Le avevo chiesto se può recuperare la fiducia nel Premier Conte, se pensa a una maggioranza come quella che è andata avanti fino adesso, se pensa ad altre forme di governo, okay. E poiché lei ha fatto il richiamo alla fiducia incrollabile in Mattarella... Sì, costruttori, che non sapevo leggere la mia scrittura, costruttori c'era scritta. Ottimo. Allora, che dicevo, capito, succede. È anche in italiano, non nemmeno in inglese, eppure siamo... Il tema dei costruttori, io penso che l'appello del Presidente della Repubblica a costruire sia l'appello più bello degli ultimi settimane e mesi, ma costruire lo sanno bene coloro i quali credono nella logica dei grandi costruttori di cattedrali, non si fa sulla sabbia. Perché se costruisci sulla chiarezza e nella chiarezza, allora si va avanti nel patto di legislatura fino al 2023. Ma si chiarisce che cosa si fa. Non è che tutti i giorni si riapre una discussione e ci si rimette in gioco e si deve riaprire un ragionamento perché non siamo d'accordo. Se è chiaro dove si vuole arrivare, si costruisce e siamo seri. Se invece, viceversa, non è chiaro dove vogliamo arrivare, non c'è alcuna costruzione possibile. Quindi noi siamo orgogliosamente costruttori, vogliamo vedere il progetto. Prima di iniziare a costruire vogliamo vedere il progetto, perché se non c'è il progetto non si costruisce. A Barbara Romano, che dice se abbiamo il controllo del gruppo del Senato, è evidente che noi non abbiamo il controllo. Noi abbiamo 18 senatori che sono persone straordinariamente libere e coraggiose come tutti quelli di Italia Viva, l'abbiamo visto anche oggi, che non hanno un controllo, hanno una idea della politica. Questa idea della, questa immagine del controllo è un'immagine che purtroppo viene esattamente da una visione populista. Per quello che noi sappiamo, o c'è un progetto e allora si può immaginare un programma di fine legislatura e una visione da qui al 2023, ma anche il sogno dell'Italia del 2030, l'intelligenza artificiale, l'innovazione tecnologica, i posti di lavoro, la sostenibilità, il COP26, il G20. Allora se questo c'è, è evidente che noi ci siamo. Se il tema diventa, se si formano dei gruppi, dei responsabili, l'abbiamo detto al Presidente del Consiglio, fai pure. Se il Presidente del Consiglio immagina di sfidarci in Parlamento con i responsabili, magari prendendo anche qualcuno dei nostri, a me non risulta. Io però non grido allo scandalo, credo che sia un'occasione persa. Ora è il momento in cui tutta Italia abbia la forza di avere una visione per i prossimi anni, non di mettersi qui a discutere tra di noi, a cercare di rubacchiare un senatore agli altri. Ma se lei mi domanda qual è la posizione del gruppo dei senatori di Italia Viva, c'è qui il Presidente dei Senatori, io trovo molta convinzione e decisione nel chiedere che si faccia politica e si smetta col populismo. Quali sono gli sbocchi della crisi? Tocca al Presidente del Consiglio decidere. Noi siamo pronti a tutti i tipi di discussione. Ho messo soltanto il paletto di evitare l'alleanza con la destra anti-europeista in chiave ribaltone. Noi siamo pronti a discutere di tutto. Di questo perimetro di maggioranza, se non c'è lo spazio per questo perimetro di maggioranza perché qualcuno non vuole, come ho letto ieri nelle email, nelle dichiarazioni del Movimento 5 Stelle, e c'è un governo con una formula diversa, siamo pronti a fare un governo, se ci sarà un governo istituzionale siamo pronti ad appoggiarlo, un governo con la stessa forma di maggioranza siamo pronti ad appoggiarlo, siamo pronti ad andare all'opposizione. A noi non interessa la nostra personale carriera, non ci interessa il destino politico, ci interessa il paese. Se noi non mettiamo i soldi ora per affrontare le infrastrutture, per sbloccare i cantieri, noi, i nostri figli non li avranno più questi soldi. È una finestra che si apre ora e non si riapre più. Il recovery plan è una grande cosa perché da 30 anni l'Europa non ci dava l'occasione di spendere. Per i prossimi 30 anni non spenderemo più. Tra due anni questi chiudono diciamo, non chiudono soltanto la borsa. Chiudono la finestra dell'opportunità. Lo capite? Che se noi non avessimo fatto quella polemica che abbiamo fatto, oggi avremmo un recovery plan approvato, nottetempo, senza alcun approfondimento. Ma dovreste dire grazie a Italia Viva. Dovreste dire grazie a chi studia i documenti. Abbiamo passato il giorno di Natale a approfondire i documenti, a mandare una nota a Gualtieri con 62 punti. Quando vi diciamo che il MES ha meno condizionalità del recovery plan, vi stiamo dicendo la verità.
poi veniamo accusati di dire cose che non sono cose opportune. A distanza di anni si scopre che avevamo ragione. Quando dicevamo nel rapporto tra Stato e Regioni le cose devono cambiare, ora ce ne siamo accorti che devono cambiare. Quando dicevamo che bisognava avere un piano di riapertura della scuola, ora ce ne siamo accorti che serviva un piano di riapertura della scuola. Quando dicevamo che ci voleva un grande investimento sull'economia sociale, ora ce ne siamo accorti quanto questo cambia la vita del nostro paese. Quando abbiamo fatto la richiesta a giugno di parlare di vaccini, che non ne parlava nessuno, ora ci siamo accorti quanto sia importante il piano vaccinale. Noi siamo questi, quelli che provano a dire le cose. Allora, il punto non è qual è lo sbocco della crisi. È a Matteo Iovano che dice qual è il tempo nel quale poter, quando vi siete, quando è che potete immaginare di ricostruire. Per noi oggi non abbiamo problemi, siamo liberi, possiamo stare in maggioranza se ci vogliono, possiamo stare all'opposizione se non ci vogliono. Ma se ci vogliono, non è che ci prendono come segnaposto. Teresa Bellanova non sarà mai un segnaposto in vita sua. Se pensate che questa possa fare il segnaposto, non la conoscete. E quando ci mettiamo a lavorare, non ci facciamo prendere in giro. E lo stesso vale per Elena, lo stesso vale per Ivan, lo stesso vale per i nostri deputati e per i senatori. E se qualcuno dei nostri deputati e senatori non vuole stare con noi perché dice che siamo troppo attenti ai contenuti, che vada! Amici, come prima, siamo per la libertà. Ma finché facciamo politica non smetteremo di portare le nostre idee, i nostri contenuti. Lo capisco che non siete più abituati, ma è così che si discute in politica. E se c'è da parlare si parla in Parlamento. E se c'è da discutere si va nelle sedi istituzionali. Non credo al voto, lo dico a Nadia, ma semplicemente perché ci sono le condizioni in Parlamento per non andare al voto. Punto. Non ci credo, non ci crede nessuno. Hanno detto per 2 mesi che si rischiava il voto. Appena siamo arrivati ad andare alla prova dei fatti, tutti hanno detto che non c'è lo spazio per andare al voto. Ragazzi, è normale, è fisiologico. Il punto vero non è se si vota o no, si vota nel 2023 in Italia, in modo serio, scientifico, regolare. Però da qui al 2023, anziché preoccuparsi a quando si vota, ci preoccupiamo di come fare a creare posti di lavoro, a come mettere più soldi per i giovani. Abbiamo messo 4,7 miliardi sul cashback nel 2021. Forse potevamo mettere per i giovani l'occupazione? Dopodiché noi non è che siamo quelli che hanno la verità in tasca. Quando si è trattato di accettare buona fede, di votare la fiducia a Alfonso Bonafede, vi posso garantire che a noi è costato tantissimo trovare un punto di equilibrio. Ma i punti di equilibrio vanno trovati poi sui contenuti, perché non si può pensare che una forza politica accetti tutto e però non sia messa in condizione di portare il proprio contributo. Non ci sono stati contatti con il Presidente del Consiglio, rispondo a Serenella. Bertazzoni, perdere là, che hai detto? Perdere un po' la faccia sul fatto che... Guarda, anche su questo, Luca, per essere molto chiari, non è un problema di perdere la faccia. Il problema è che se c'è un'apertura politica vera, si misura in Parlamento, non si misura in una dichiarazione in un angolo della strada con la gente che ti applaude o ti fischia. Bisogna avere uno stile nelle cose da fare. Se c'è da discutere di un programma di governo, si va in Parlamento. Abbiamo fatto i tavoli politici, i capigruppo hanno partecipato ai tavoli politici, i responsabili del programma. Facciamo riunioni su riunioni, siamo i principali abbonati a Zoom, credo, di questo... Cosa? C'è capito? Se vuoi fare un'apertura vera, la fai sui contenuti. Ragazzi, riabituiamoci alle forme democratiche. Riabituiamoci al fatto che il Parlamento non è un ostacolo, non è un orpello. Abbiamo cancellato il bicameralismo. Ora, tu capisci che cancellare il bicameralismo per me non è che sia una cosa così drammatica, ma la fai facendo una riforma costituzionale, non per prassi. Lo ha detto il senatore Zanda in modo perfetto, e io che dico che Zanda è perfetto è il segno evidentemente che c'è una incredibile allineamento astrale inatteso negli ultimi anni. L'ha detto in modo perfetto in Senato Zanda. Ha detto non è possibile che per prassi tu cambi la Costituzione. Allora, se vuoi fare un'apertura politica, se vuoi fare un patto di legislatura, lo fai nelle forme del patto di legislatura, scrivendo nero su bianco le cose, scegliendo le persone che devono affrontarlo, non facendo nottetempo un emendamento che sostituisce i ministri e li esautora con le task force. Perché tanto basta fare una diretta Facebook, poi crescono i followers. O una diretta televisiva a reti unificate. Non si fa così la politica. Finché c'è la democrazia parlamentare, si fa con le regole della democrazia parlamentare. Se non si fa questo, poi non vi stupite che arrivi Trump. Perché ciò che è accaduto negli Stati Uniti va condannato con forza,
con molta più forza di quello che hanno fatto le nostre istituzioni, non solo perché è gravissimo e perché ci sono stati 4 morti, ma anche perché si è ignorato il principio straordinario che ha fatto grande l'America, che è la democrazia. Noi stiamo difendendo la democrazia, faremo, Elena ci ha lavorato anche nella sua veste di professoressa, la scuola di formazione per i giovani, a Ponte di Legno peraltro la faremo, andiamo a giocare in casa degli avversari, esattamente sul tema delle regole democratiche. Quindi non è un problema di perdere la faccia. Io non voglio perdere l'opportunità di cambiare questo paese, che è molto più importante della faccia. Le ministre che si dimettono fanno un gesto enorme, enorme, enorme. Guardate che i casi di dimissioni di gente che aveva la fiducia e si è dimessa sono pochi. Vi garantisco che, che fare gli scatoloni è un'attività che non è semplice. Ok? Dovreste avere rispetto e dignità per chi fa questo gesto in totale libertà e con l'idea di servire la nostra carta costituzionale, non il profilo di un leader di turno. Finito tutto, sì. Sì, però qualcuno a loro, vai, Teresa, rispondi te che... Tre? Allora c'era, non mi pare, Marco Conti, non so se è andato via. Si è assentato, allora no. Facciamo Claudia Fusani, un attimo. Salve a tutti, volevo chiedere questo. Allora, il presidente Conte, allora, voi adesso state dicendo chiuso, basta, però nello stesso tempo tenete aperta una porta. Il presidente Conte, un'oretta e mezzo fa, 2 ore fa, per strada per l'appunto, ha detto una serie di cose. Tra queste ha detto che lui è pronto a convocare un tavolo con i segretari di questi partiti di maggioranza, ha detto che è pronto ad andare avanti con un patto di legislatura. Insomma, cosa succede se Conte dovesse congelare le dimissioni delle 2 ministre e del sottosegretario e dovesse convocargli un tavolo per parlare di fatti concreti? Grazie. Ettore Colombo, Quotidiano Nazionale. Sì, buonasera, mi riallaccio alla domanda della collega. Siamo all'oggi, che ogni giorno ha la sua pena, Renzi, lei chiede, senatore, lei chiede l'apertura di una crisi formale, il discorso sulla liturgia, le forme della democrazia, vuol dire che lei chiede che il presidente Conte si dimetta formalmente, che quindi tutti questi provvedimenti che voi chiedete, che voi assicurate che voterete, vengano presentati e votati da un governo dimissionario e quindi poi da lì si può ripartire, o soluzioni, appunto, come diceva la collega, patto di legislatura, nuovo accordo, si possono fare ancora senza le dimissioni formali di Conte, l'apertura formale della crisi. La seconda questione riguarda il Senato. Se nasce un nuovo fatto politico al Senato, come fu Italia Viva, con un simbolo ovviamente depositato alle elezioni, un programma politico e, diciamo, il Quirinale e gli altri attori politici riconoscono che questo nuovo fatto politico può portare a una nuova maggioranza, lei lo ritiene appunto una violazione del gioco democratico o una normalità del gioco democratico? Simone Canettieri, Il Foglio. Sì, eccoci Presidente. Tre cose proprio lampo. La prima riguarda il MES, se comunque può essere un motivo abbastanza dirimente per rimanere in questa maggioranza oppure no, perché sappiamo benissimo la posizione del Movimento 5 Stelle e al contrario di quella del PD e soprattutto quella di Italia Viva. Quindi se il MES val bene un governo con Conte. La seconda, appunto, mi allacciamo anche alla domanda dei colleghi, riguarda le liturgie parlamentari, perché lei prima da una parte ha fatto un doveroso richiamo appunto alle forme, ma dall'altra ha detto che però voterete il decreto ristori e tutta una serie, insomma, di leggi e iniziative che sono fondamentali in questa fase di crisi che sta attraversando il Paese. Ecco, volevo capire se ci spiega come dialogano poi una presumibile crisi parlamentare e appunto invece il percorso di responsabilità. Esiste in questo momento un altro premier di Conte? La possibilità sì o no? Ultima cosa per chiudere, se l'apertura di Conte, secondo lei oggi, che è stato un richiamo dopo
che il presidente, che il premier è andato al Colle, è anche la constatazione che non ci sono i responsabili invece, e quindi vi ha ricercato con forza sulla spinta del PD? Grazie. Ce ne sarebbero altre. Abbiamo Giovanna Vitale di Repubblica, poi c'è Alex, poi c'è... Sì, insomma, sì, ce ne abbiamo due, poi si va, che se no... Sì, allora, veloce. Anna La Rosa, la discussione. Anna La Rosa e poi la sua. Allora... Vi prendiamo tutti, calmi, basta fare veloce, prendiamo tutte le domande. Vai. Allora, io volevo sapere, senatore, se il fatto che lei ha detto che ritira le ministre e in qualche modo voterà tutti i provvedimenti si può profilare come un appoggio esterno al governo in attesa di costruire qualcosa, quel patto di legislatura che Conte per l'appunto per strada ha promesso e al quale lei mi sembra di aver aperto, però, perché poi ha detto ci vogliono liturgie, però basta sedersi attorno a un tavolo. Probabilmente non c'è stato il tempo e quindi voglio capire se in questo momento la sua posizione è quella di mettersi un po' appunto a sostenere il governo dall'esterno in attesa di capire la serietà della proposta fatta per strada dal presidente Conte. E poi io volevo chiederle un'altra cosa. Lei pensa che il legame del presidente Conte con il presidente uscente degli Stati Uniti Trump sia compatibile, diciamo, con un governo italiano che è tradizionalmente amico degli Stati Uniti con Biden alla presidenza? Anna La Rosa, la discussione. Volevo chiedere, sono d'accordo con Renzi, non ci saranno sicuramente le elezioni dopo le aperture di Conte, quindi le chiedo, sarebbe disponibile a fare il vice premier magari insieme al leader del PD o dei 5 Stelle qualora fosse necessario? Questo garantirebbe anche una maggiore collegialità. E poi a Ivan Scalfarotto, che è stato il primo a dimostrare un po' di insofferenza in questo governo, in particolare con il ministro Di Maio, se adesso la collaborazione si è avviata o se in questo nuovo patto di governo eventualmente si parlerà anche della politica estera e di come riaggiornare il programma della politica estera del governo. Grazie. Beh, ci sono finite le domande? No, Nadia, me l'hai fatta te. Ho capito. Beh, ragazzi, scusate, se no diventa un... Cioè, si parte con i commenti. Scusate, prendiamo le ultime domande, poi risponde. Prima Bellanova, poi Bonetti, poi Scalfarotto. Se sono avanzate le domande, rispondo io. Dai, Enrica Agostini di Rai News 24. Il vice segretario Orlando ha appena twittato dicendo un grave errore fatto da pochi che pagheremo tutti. Volevo sapere come risponde a questo. E poi, in merito al fatto che non esclude un nuovo governo Conte, ma dopo aver detto che Conte è un assoluto antidemocratico, sembrerebbe più diciamo una richiesta di impeachment quasi. Questo chi l'ha detto, Orlando? No, questo l'ha detto lei. Ah, io ho chiesto l'impeachment, non me l'ero accorto. Ero rimasto all'ultimo impeachment del 2018, ma non ne riparliamo. Stendere un velo sull'ultimo impeachment richiesto in questo paese. No, lo ha descritto come un presidente del Consiglio antidemocratico, però poi ha anche detto non abbiamo più giudizio. Benissimo, ho capito la domanda. Perfetto. Altre domande? Manolo Lanaro, Fatto Quotidiano. Sì, buonasera a tutti. Io volevo chiederle, senatore, lei ha parlato del rispetto delle sedi istituzionali, però da quello che ha detto sempre questa sera pare evidente che il governo Conte possa godere della maggioranza e dell'apporto di voti di Italia Viva sia per lo scostamento di bilancio che per il decreto Ristori. Quindi, dopo questi due fatti, lei vuole comunque un dibattito parlamentare in aula nella quale, insomma, quella sia la sede nella quale in qualche modo trova la chiave di volta della crisi? E poi le volevo chiedere un'altra cosa. Lei ha detto che la maggior parte degli elettori non sta capendo questa crisi, eppure come oggi lei ha avuto tante occasioni di interviste in televisione, insomma un po' dappertutto. Le chiedo, la gente non sta capendo la crisi
perché lei non è riuscito a spiegarsi o perché le sue ragioni vengono ritenute a torto o a ragione pretestuose dagli elettori. Grazie. Bene. Vabbè, io direi senatore, l'ultima, Alex. L'ultima. Eccoci, l'agenzia Vista, Alexander Yakhmagev. Senatore, questi responsabili, secondo lei, esistono davvero? Anche appunto in Senato. E poi lei ha detto che sosterrebbe un governo di unità nazionale. Ecco, se un governo del genere fosse appoggiato anche dal centrodestra, lo sosterrebbe lo stesso? Bene, c'erano anche da Zoom che ci chiedevano di rispondere, però io credo che forse valga la pena di sentire prima Teresa Bellanova, poi Elena Bonetti, poi Ivan Scalfarotto e poi concludo io se non ci sono altre domande fondamentali che non sono state dette, che non sono state affrontate. Buonasera senatore Elisa Saltarelli di Prima Pagina, vorrei chiudere Elisa questo. Saltarelli, poi le ultime due, prego. Sì, allora lei ha voluto fortemente questo governo Conte 2, lei è il papà di questo, di questo governo. Che cosa è successo? Che cosa l'ha allontanata? Ha allontanato Italia Viva da questa maggioranza? Forse è stata quella operatività accentratrice del Premier di Conte che le ha in un certo senso dato fastidio. Lei ha riportato adesso tutte le volte che Conte è andato sui social e ha cercato i like. Questo le ha dato fastidio. Bene, l'ultima domanda fanpage e poi abbiamo finito. Grazie senatore, giusto perché non si anneghi nel mare di domande, riprendo la domanda del collega. Lei si aspetta che Conte nelle prossime ore vada a dimettersi al Quirinale e nel caso un governo dimissionario come può approvare un decreto ristori da 24 miliardi come pensate di poterlo garantire? Grazie. Teresa, parti te e poi... Ecco, allora, grave errore. No, assolutamente no, grave errore, perché in queste settimane, da alcuni mesi, tutti voi avete scritto, detto negli organi di informazione, crisi, no alla crisi, appelli, non ci può avere la crisi durante una fase di emergenza. Noi semplicemente ci siamo assunti con senso delle istituzioni e del rispetto delle istituzioni e dei problemi del Paese. Ci siamo assunti la responsabilità di dare l'opportunità di chiuderla questa crisi. Non si può andare avanti per mesi, avendo di fatto dichiarato chiusa un programma di governo, tant'è che sono stati fatti incontri dove hanno partecipato i leader dei partiti della coalizione e poi non si è data una chiusura a quegli incontri. Non c'è una sintesi, un programma su come governare da qui alla fine della legislatura. Il punto fondamentale è questo. Un governo non si tiene in piedi perché fa il DPCM, se devi aprire il sabato, la domenica, se devi avere il coprifuoco o se devi fare orari alternati nelle città. Quello è appunto l'emergenza. Ma durante l'emergenza, oltre a fare un decreto ristori, ti devi porre il problema di come devi programmare la riapertura, di come devi intervenire per garantire il futuro. E allora, visto che si continua a parlare di crisi sugli organi di informazione e anche nel mondo della politica, adesso diamo la possibilità a chi effettivamente vuole costruire di dare una chiusura a questa crisi e di dire come si interviene, quali investimenti, quali sono le priorità. Questo Paese si può permettere, a chi ci dice un grave errore, ma questo Paese si può permettere dopo sei mesi, avendo individuato le opere, avendo le risorse disponibili, sapendo che ci sono delle emergenze enormi, sapendo che in questo Paese stanno aumentando le disuguaglianze, sapendo che per andare da Roma a Milano ci metti 3 ore e mezza e per andare da Roma a Lecce ci metti 6 ore e mezza pur avendo la stessa distanza, puoi continuare ad avere risorse, opere individuate e non avere i commissari. Puoi permetterti di fare un consiglio dei ministri
che si riunisce alle 21 di sera e finisce all'una di notte e l'unica discussione è se la scuola deve aprire il 7 di gennaio o deve aprire l'11 e poi ogni regione va per conto suo e poi i nostri ragazzi vedono che il loro futuro viene inibito e poi aumenta il disagio tra i ragazzi e aumenta l'abbandono scolastico. Allora c'è bisogno di più risorse, c'è bisogno di avere un'idea di sistema paese, c'è bisogno di avere un'idea su come costruisci il futuro delle nuove generazioni. I temi che abbiamo posto sono questi qui e sono quelli che ci hanno portato in questi anno e qualche mese di lavoro ad agire da costruttori e da leali servitori dello Stato. Perché in questi anni, in questo anno e passa che siamo stati al governo, compreso queste settimane, a chi dice perché adesso? Perché noi avevamo assunto un impegno e l'avevamo detto al Presidente del Consiglio e agli altri partiti di maggioranza. Noi, la legge di bilancio, abbiamo contribuito a scriverla per quello che ci è stato possibile, ma assumiamo questa responsabilità verso il Paese. Ma finita la legge di bilancio, dove il Presidente del Consiglio non ha ritenuto di venire in Senato per ascoltare quello che i senatori di maggioranza e opposizione avevano da dire, è evidente che c'è un problema, non è che si può far finta di niente, si parla di crisi e poi non si agisce. Adesso io credo che i costruttori possono finalmente entrare in campo. Con questa coalizione, benissimo. Con i responsabili, se ce li hanno, facciano. L'importante però è dire che cosa si vuole fare, dove si mettono gli investimenti, come la sanità deve essere accessibile a tutti, non a chi ha più aspettativa di vita. La sanità, per questa forza politica, deve essere per il neonato e per il centenario uguale. Garanzia di sanità e di diritto alla salute. Bisogna dire i giovani, bisogna dire le famiglie si stanno impoverendo, perché pensate che dicendo si bloccano i licenziamenti e si fa la cassa integrazione abbiamo risolto il problema? Io ricevo tante lettere per la mia esperienza, per la mia storia, perché le persone a qualcuno devono scrivere. Tante lettere di persone che mi dicono, di operai, di impiegati, che mi dicono quando lavoravamo avevamo un reddito che non era un reddito, era un reddito misero, 1.300 euro al mese. Adesso sono 6-7 mesi che è vero che stiamo in cassa integrazione, ma abbiamo 900 euro al mese. L'impoverimento delle famiglie, ce ne vogliamo fare carico? Pensiamo di risolvere continuando a prorogare cassa integrazione o immaginando politiche attive del lavoro, ricollocazione, investimenti in strutture che devono generare nuove opportunità di lavoro e dare nuove opportunità anche a quelle persone che rimangono chiuse? Ai ristoranti, alle pizzerie, a quelle che chiudi e dici dopo le 18 non devi fare più niente. Secondo voi è sufficiente questo o devi prendere atto che se uno a Roma vanno tutti in sofferenza, per carità, qualcuno però chiude proprio, perché a Roma puoi dire tieni aperto a ora di pranzo e magari hanno un po' di clientela. Quelli che incontro io, ho fatto avanti ieri l'incontro con 600 ristoratori, un'associazione di 600 ristoratori della Campania, e mi hanno detto noi stiamo in comuni che vanno tra i 5 e i 10 mila abitanti, se ci dite di stare aperti fino alle 18 ci state prendendo in giro, perché non ci potete dare i ristori al 100%, perché a pranzo in pizzeria in un comune di 5.000 abitanti non viene nessuno. Allora ti devi dare un'idea di come intervieni sul commercio, sulla ristorazione. Noi siamo forse elementari, ma vogliamo parlare di queste cose che incidono sulla vita delle persone. Allora, a chi ci dice è stato fatto un errore? Noi, io come capo delegazione, fino a questo momento non ho avuto una telefonata, non ho avuto un segnale per dire ragazze, abbiamo capito, adesso incominciamo a lavorare e facciamo davvero un lavoro che porta da costruttori a definire un impianto di governo nelle sedi che sono date. Io non l'ho ricevuta questo. Allora penso che questo è un problema che attiene anche alla qualità della democrazia, perché la qualità della relazione tra personale politico decide anche la qualità della democrazia di un paese. Grazie.
Quindi scusate. No, aspetta. Se il presidente congela le vostre dimissioni. Mi permetterei di fermarti. Fai la domanda, no. Perché si sa mai, se no poi diventa presidente. Fai la domanda a Teresa di nuovo, però poi dopo. Ministre, entrambe le ministre e anche il sottosegretario. Se il presidente Conte congela le vostre dimissioni e dice: ok, ho capito, perché così ci ha detto prima, Adesso chiamo tutti, ci mettiamo a tavolo, ci mettiamo a ragionare e si mette giù un patto di legislatura. Che fate? Vai Elena. Vuoi fare il tuo discorso? Poi vai, anche ragionato sul resto, non solo su questo. Se no. Anche perché è l'unica che da domani torna a fare l'insegnante universitaria, capito? Perché... In virtù di questo credo di avere, diciamo così, una testimonianza di verità ulteriore rispetto a quello che ci siamo detti. Non svicolo la domanda, cosa facciamo? Innanzitutto noi oggi cosa abbiamo fatto? Noi oggi non abbiamo chiuso gli occhi di fronte alla realtà e richiamo al percorso di costruzione, alla non comprensione della crisi, all'incomprensione del momento non opportuno. Io credo che proprio questa crisi sia proprio invece il momento del Kairos, del nostro momento opportuno, perché se è vero come è vero che Italia Viva è stata in questo governo come una forza di composizione, e lo dico con in mano un disegno di legge, quello del Family Act, che nasce dalla Leopolda e viene approvato l'11 giugno, sono 8 mesi dopo, ed è davvero l'unica riforma organica del governo Conte II, e a quel punto quel disegno di legge non porta solo la mia firma, porta anche la firma della ministra competente Catalfo e del ministro Gualtieri. Quindi Italia Viva ha costruito una sinergia nel governo portando le proprie idee e arriva a approvare una parte con un tabellone tutto verde in uno dei momenti più lacerati del paese, che era il 21 luglio, per l'assegno unico universale. Ma la composizione oggi chiede verità, chiede urgenza di risposte. E di fronte a questo invece tentennamento, balbettio di un governo che non ha il coraggio di dire parole chiare, dei sì e dei no, delle prospettive, delle risposte ai cittadini, come è stato detto sia da Teresa che da Matteo, noi oggi offriamo non semplicemente le nostre poltrone a simbolo, diciamo, del fatto che siamo delle donne libere, diciamo, non ci rendiamo complici di un atteggiamento inadeguato che stiamo portando avanti, ma perché apriamo uno spazio all'interno del quale ciascuno si assume la propria responsabilità. Si vuole aprire un tavolo politico non tanto per decidere una spartizione di posti, ma per decidere quella che è, diciamo, la prospettiva del futuro. Ebbene, lo facciamo in virtù del fatto che noi sgombriamo il campo. Io veramente ho vissuto quest'anno a servizio del Paese, è stato un onore straordinario, ho una gratitudine straordinaria, torno a servire il Paese quando sarà il momento, quindi con l'accettazione delle dimissioni in modo formale, perché sono una donna delle istituzioni, il mio percorso sia scout che accademico mi porta a essere questo, e torno con la stessa tenacia e responsabilità a costruire il futuro delle nuove generazioni. Arrivo ad un altro tema. Noi abbiamo sempre parlato delle risorse del MES, no? e anche delle risorse del recovery, questo dibattito sulle risorse europee. Allora, sia chiaro, queste risorse, nessuna, nel MES, nel recovery, niente, non sono un tesoretto messo da parte per i tempi bui dell'Italia e dell'Europa. Abbiamo rubato o preso in prestito il futuro dei nostri figli, quei figli che scioperano perché non abbiamo saputo offrire loro la riapertura delle scuole, dicendoci il futuro non è a distanza, che era uno degli slogan degli scioperi. Hanno ragione. Allora, se noi oggi dobbiamo decidere il come investire bene, io dico anche che non è solo il dove, ma il come. Noi abbiamo una responsabilità grande. E torno al tema delle liturgie e dei percorsi istituzionali. Il nostro Paese ha un problema di democrazia? Sì. Il metodo che abbiamo usato è sempre stato un metodo trasparente? No. Lo stile dell'ultimo minuto, lo stile delle decisioni tra i pochi, lo stile delle decisioni senza i perché, per una donna di scienza è inaccettabile, ma è inaccettabile per qualsiasi cittadino o cittadina del nostro Paese. Allora, se nel momento più tragico del nostro Paese noi diciamo che la democrazia non è efficiente, che dobbiamo dare delle risposte veloci per essere più pronti, per poter, come dire, dare quella risposta, no?
alle donne e agli uomini che stanno soffrendo. Noi neghiamo il fatto che la democrazia è in realtà il nostro modo di essere società che serve alla vita delle persone. Ai nostri figli noi vogliamo restituire un tempo democratico come quello che ci è stato consegnato. E allora il tema degli Stati Uniti, la condanna o no a Trump e la vicinanza a Trump e ovviamente la nostra forza politica, la totale condivisione invece della prospettiva politica di Biden e della Harris. Allora, l'Harris l'ha detto, la democrazia non è scontata, la democrazia va costruita, scelta, difesa. Ecco, noi oggi ci troviamo anche in questa dinamica, perché veramente sono un vulnus che porta a delegittimare col linguaggio e con le azioni i luoghi istituzionali, i processi istituzionali. Si vuole aprire un tavolo politico, lo si fa non annunciandolo. Lo si apre. La paura di andare in Parlamento. Il Parlamento è il luogo in cui noi restituiamo e di cui rendiamo conto della nostra responsabilità ai cittadini. Quindi su questo noi ci siamo. E quindi ovviamente in un percorso istituzionale che parte dalla dimissione che abbiamo fatto avere alla necessità che vengano accettate, noi su questo rimaniamo con la stessa chiarezza e la stessa responsabilità. Ivan, due voi. Può parlare di qui? Se no mi sposto io. Io in questi giorni ho molto sentito parlare di paura, che questo non era il momento di dare le dimissioni, non è il momento di far cadere il governo perché viviamo in una situazione difficile. Ma io credo che una classe dirigente degna di questo nome, quando c'è un momento difficile, deve alzare la testa e assumersi le proprie responsabilità. È proprio nel momento in cui si ha paura che si deve essere all'altezza della responsabilità, all'altezza della sfida che abbiamo davanti. Perché l'instabilità, certo, non è qualcosa di desiderabile, ma molto peggio dell'instabilità è l'immobilismo. Nel momento in cui noi abbiamo la grande sfida davanti a noi di far ripartire un paese che è in ginocchio, che ha numeri estremamente gravi dal punto di vista sanitario ed economici, noi abbiamo il dovere di chiederci una cosa prima di tutte. Questo governo è un buon governo? Questo governo sta dando le risposte necessarie? Io sono rimasto molto colpito dal fatto che noi sapevamo che si sarebbero riaperte le scuole il 7 di gennaio, sono rimasto molto colpito di vedere il governo discutere di questa questione nella notte tra il 4 e il 5 gennaio, mentre centinaia di migliaia di famiglie aspettavano di avere istruzioni per due giorni dopo, il governo discuteva di questo con due giorni d'anticipo. Sappiamo che a marzo viene meno il divieto di licenziamento. Io mi aspetterei di vedere il ministro del lavoro, la ministra del lavoro, non fare null'altro che raccontarci che cosa succederà il giorno dopo che verrà meno il divieto di licenziamento, ma non ne sento parlare. Noi abbiamo ricevuto, ed è uno dei problemi del recovery plan, è che noi l'abbiamo ricevuto 24 ore prima di doverlo approvare. Era un documento che abbiamo dovuto pregare di ricevere quando era un documento che avremmo dovuto contribuire a scrivere. E noi, per poter avere e vedere il recovery plan, abbiamo dovuto farci sentire e alzare la voce. Questo non è il metodo di un governo che fa onore alle proprie responsabilità. Allora io, guardate, non ne faccio personalmente una questione di nomi o di formule. Io credo soltanto che chiunque di noi, chi ha il privilegio e l'onore più alto che possa avere un cittadino o una cittadina, che è quella di servire il proprio paese e le proprie istituzioni, deve sempre, tutte le mattine, quando si sveglia, chiedersi se quello che sta facendo risponde ai bisogni del paese. Io oggi questa, diciamo così, questa risposta non ce l'ho. Ed è per questo che con grande spirito di serenità metto a disposizione il mio incarico. E per rispondere ad Anna La Rosa, poi non prendo altro tempo, io credo che la nostra presenza in questo governo per quanto riguarda la politica estera è stata importante. Io sono entrato in un ministero e in un governo che ereditava, per esempio, la firma di un MOU sulla Cina che ha spiazzato completamente tutti i nostri alleati in tutto il mondo e veramente ha lasciato sorpresi tutti e ha creato anche dei, come dire, un problema reputazionale per l'Italia. Era il governo del cambiamento come quello di Trump, quello precedente. Era il governo nel quale si andavano a trovare i gilet gialli, quello precedente. Nei mesi, nell'anno e qualcosa in cui sono stato alla Farnesina, questo governo è diventato qualcosa di diverso, filoatlantico, europeista, e di questo sono contento. Però è stata faticosa.
Così come è stato estremamente faticoso lavorare su qualcosa che viene considerato molto tecnico, ma che fa parte della nostra vita quotidiana, che sono le nostre esportazioni, la nostra vita d'impresa. Noi siamo uno dei più grandi esportatori al mondo. Questo governo ha sciaguratamente spacchettato le responsabilità sulla gestione dell'export in tre tronconi in modo assolutamente inspiegabile. Perché oggi chi va a promuovere il nostro export, chi si occupa di dazi, chi si occupa di attrazione investimenti, sono tre persone diverse. Io penso che sia stata una scelta non favorevole per il nostro export, che lo sia tuttora, e mi sono fatto, diciamo, l'ho fatto notare. Però questo è esattamente lo specifico di una coalizione che non ha funzionato. Perché quando io lamentavo il fatto che per un paese che esporta per un terzo del suo PIL, noi stavamo smontando una macchina che funzionava, mi è stato sostanzialmente spiegato che era meglio se questi tre pezzetti ognuno aveva il suo. Ma non si lavora così. Si lavora tenendo l'interesse nazionale sempre davanti. E l'interesse dei nostri esportatori è un interesse estremamente importante, perché il nostro paese si regge in piedi sulle nostre esportazioni. Ecco, se dobbiamo lavorare così, io diedi le annunciai le mie dimissioni il 28 di febbraio. Il mio partito mi chiese di non finalizzarle perché la situazione era grave, poi la situazione si è aggravata ancora di più. Però posso assicurare che io qualche elemento di, come dire, di difficoltà l'avevo notato sin dall'inizio. Avevi avuto più intuito di Matteo Renzi? No, ero soltanto in quel posto lì. Sono molto d'accordo su quest'ultimo passaggio. Ringrazio Teresa, ringrazio Elena, ringrazio Ivan. Dico soltanto tre ulteriori cose per chiudere. Trump e Biden. Gli Stati Uniti d'America sono il nostro miglior amico, il nostro grande alleato. Lo sono stati, lo sono e lo saranno. Noi siamo al fianco del del 46esimo presidente degli Stati Uniti, che tra qualche giorno prenderà possesso della Casa Bianca, a Joe Biden, a Kamala Harris, a tutta la squadra che ormai si sta completando, i migliori auguri di buon lavoro. Abbiamo lavorato con presidenti di tutti i colori. Il presidente Berlusconi ha avuto una speciale relazione con il presidente Bush, W. Negli anni del mio governo la vicinanza al presidente Obama e all'amministrazione Obama-Biden è stata chiara e forte ed elemento di forza per tutti. In passato altri presidenti del Consiglio hanno avuto con i presidenti degli Stati Uniti uno speciale legame. Il fatto che il presidente uscente degli Stati Uniti, il 45esimo presidente, si sia comportato in modo così irresponsabile, non contro l'Italia, non contro una forza politica italiana, ma contro i pilastri della democrazia americana, avrebbe richiesto anche in questo paese una condanna dura come quella che è arrivata da una leader di destra come Angela Merkel, da un leader di destra come Boris Johnson o da un leader moderato e riformista come Emmanuel Macron. Questo è il quadro che noi abbiamo detto. Nessuno di noi immagina di utilizzare in modo provinciale ciò che è accaduto negli Stati Uniti per fare polemica o politica qua. Ma quando le istituzioni democratiche americane vengono messe in discussione, avremmo immaginato più saggio ascoltare parole di condanna. Secondo punto, se hanno i responsabili. Se hanno i responsabili, lo ha detto Teresa, buon lavoro. Secondo voi li hanno cercati? Sì. Secondo me non li hanno trovati. Non è detto che non li trovino domani. Ma il problema è, se si vuole andare a un governo, io lo dicevo, lo definivo ieri un governo appoggiato, non lo definivo, che è meglio. Se si vuole andare a un governo che si appoggia sui responsabili, per noi che siamo sostenitori della democrazia parlamentare è del tutto legittimo. Non vi è alcun problema, lo dico a Colombo, cioè noi non abbiamo nessun problema. Rivendichiamo la libertà di non farne parte. Perché se il governo è finalizzato al, lo diceva Ivan, immobilismo e non alla stabilità, not in my name, non col mio nome. Non col nostro nome. Terzo punto.
Io non so se questa la chiamerete crisi o no. Mi piacerebbe che dopo questa vicenda si ritrovasse il gusto di studiare. Di studiare. Di studiare. Il fatto che si fosse pronti ad approvare il più importante documento della legislatura senza che chi lo ha scritto lo avesse letto, evidente segno che non l'aveva scritto lui, è imbarazzante non per Italia Viva, ma per i responsabili di questo modus agendi. Non si fa così, bisogna studiare le carte se hai l'alto, altissimo onore di rappresentare il Paese. Si può fare un nuovo governo Conte? Noi non abbiamo veti su nessuno, né abbiamo pregiudizi su alcuno, né abbiamo la pretesa di spiegare al Presidente del Consiglio che cosa deve fare. Lui ha detto con guanto di sfida: il 30 dicembre verrò in Parlamento. Fosse venuto anche quel giorno anziché stare in conferenza stampa non ci saremmo offesi. Andare in Parlamento non è una minaccia, non è una provocazione, è la democrazia. Non è una concessione, non è octroyer, come dicevano i francesi del XIX secolo. È un elemento fondamentale. Quindi se il Presidente del Consiglio vorrà venire in Parlamento, ci troverà in Parlamento. A lui la scelta. Quello che deve essere chiaro è che, come non c'è alcun veto da parte nostra, alcun pregiudizio, sia chiaro che sia per questa maggioranza, ove venissero confermati i confini di questa maggioranza, che per una eventuale forma diversa di maggioranza parlamentare, non c'è un solo nome per Palazzo Chigi. Chi dice o tizio o voto, lui sì che è irresponsabile, lui sì che personalizza. Allora noi non abbiamo problemi o preclusioni, ma non siamo nemmeno quelli che si aggrappano a un nome secco. Noi siamo interessati a rimettere in moto l'Italia per i nostri figli, non a ottenere un incarico in più, e ve l'abbiamo dimostrato. Infine, e abbiamo davvero concluso, c'è una domanda che sta alla base di tanti commenti che sui social sono stati fatti in queste ore, ma anche che nelle vostre domande sono arrivate, e che una certa narrazione a senso unico, purtroppo talmente monocorde da essere affermata a reti unificate anche questa, la narrazione, è quella: ma come si fa ad aprire una crisi durante una pandemia? Vedete, questa domanda, che è la domanda che risuona, in parte risuonata anche oggi, che sta dentro i dibattiti, che sta dentro i talk, perché si prende un applauso facile a dire, anche quando non ci sono gli spettatori. Quanto sembra saggio uno che con sguardo corrucciato incrocia la telecamera e dice: ma come si fa ad aprire una crisi durante la pandemia? La democrazia o è sempre o non è. Perché chi in nome della pandemia pretende di fermare il gioco democratico non sta bloccando la pandemia, sta bloccando la libertà, non sta bloccando il virus, sta bloccando la politica, non sta bloccando il contagio, sta bloccando la democrazia. A tutti quelli che dicono come si fa ad aprire una crisi durante la pandemia, noi rispondiamo: non vogliamo aprire la crisi. E siamo talmente liberi che ci dimettiamo. Che volete di più? Ci avete detto per un mese: voglio le poltrone, non si dimetteranno mai. Avete fatto i titoli, avete preso in giro le nostre ministre. In particolar modo prendete in giro alcuni di voi, le donne che fanno parte del nostro partito. Perché? Da un lato perché questo è l'unico partito che le donne le mette in prima fila con incarichi di responsabilità. E dall'altro perché prendere in giro le donne vi viene più facile nella vostra mediocrità. Bene, a tutte e a tutti voi che avete preso in giro sugli aspetti fisici, sui vestiti. A Teresa sono partiti dal vestito il primo giorno al Quirinale, dal vestito. Fermi. Il punto fondamentale è che voi che ci avete preso in giro su questo, vi dovete rendere conto che qui avete delle donne che sono non soltanto libere e coraggiose, ma che vi dicono: durante la pandemia
non è sospesa la libertà democratica. Allora, noi non vogliamo aprire le crisi, noi vogliamo risolvere i problemi. Noi vogliamo aprire le scuole, non le crisi. Ma se un governo è talmente fermo che rischia di cadere, perché si cade per mancanza di velocità, non per troppa velocità, è come una bici, cade perché non fa niente. Se il governo cade perché è fermo, noi rivendichiamo il diritto non di dare degli antidemocratici, non l'abbiamo dato a nessuno. Abbiamo rivendicato il rispetto delle regole democratiche. Non è alla persona, è al comportamento. Imparatela la differenza, perché è fondamentale. Noi su questo giochiamo la nostra credibilità e la nostra faccia. La nostra faccia l'avremmo persa se non avessimo avuto la forza e il coraggio di avere delle idee su cui combattere, per le quali combattere. Allora, volete risolvere questa crisi? Date più soldi alla sanità. Fate un progetto serio per costruire questo paese. Date una speranza ai giovani. Mettete in moto le energie migliori del terzo settore e del volontariato. Mettete finalmente in moto i cantieri e troverete Italia Viva al vostro fianco. Volete continuare a parlare di poltrone? Siamo gli unici che le poltrone possono lasciarle. Grazie a tutti, buona serata.